Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Sempre con fiducia e guardando avanti sempre nella vita di ogni giorno. Ti auguro grande serenità, grande gioia e volevo anche ringraziarti per la tua amicizia, per ciò che sei per me, un grande amico, e, oltre che ad essere un campione della mia infanzia quando giocavi nel Foggia. E ti auguro veramente, ecco, di continuare a dimostrare sempre che sei un grande, come stai facendo sempre per tutti noi. Auguri Maurizio. Je laisserai les larmes de celui qui passe. Carissimo Maurizio, volevo farti gli auguri di buon compleanno in una cornice particolare, affiancato dalla bandiera italiana, perché sei stato comunque uno dei protagonisti del calcio nazionale, e affiancato dalla bandiera dell'aeronautica, con la quale condividi un obiettivo comune. L'aeronautica militare si occupa dei voli e tu nella tua carriera ti sei sempre occupato dei voli, ma fra i pali. Quindi ancora grande buon compleanno di vero cuore, ma gli auguri non finiscono qui. Ecco la mia gente,
lo stadio è sempre pieno. Maurizio, potevamo farti mancare gli auguri anche calcistici. Questo 6-5 che vedi, oltre a essere le tue verdi primavere, pensandoci, 6-5 fanno il numero 1 che hai sempre portato con grande onore e con l'orgoglio di tutti i tifosi del Foggia. Per cui ancora tanti auguri Maurizio, e sempre nel cuore di tutti. Che non lascerò mai. Ciao Memo, sono Narciso, portiere del Foggia. Lo riconosci questo alle mie spalle? Dai, penso, credo di sì, è lo stadio dove tu tanti anni fa hai difeso i pali con tanto onore, con tanta forza e con tanta determinazione, che ha permesso a tanti foggiani di gioire e i tuoi ricordi ci sono ancora nelle loro teste. Ne approfitto da questo stadio per farti tanti auguri per il tuo 65esimo compleanno e che spero che tu possa festeggiare con i tuoi cari e con la gente che ti vuole bene. Ancora tanti auguri, ciao. Caro Maurizio, sono 65 anni di vita, ti auguro altri 35 di questi giorni come minimo, senza porre limiti alla provvidenza. Sono onorato e orgoglioso di poterti mandare questo mio messaggio. Tu sai il bene che ti voglio e la gratitudine estrema che ho per te, sia per quella parata su Piccinetti per Novara il 20 giugno del 76, sia per tutto quello che hai fatto per il Foggia. E mentre oggi magari i calciatori sono comandati, non dimenticherò mai a Novara quel tuo maglione verde bottiglia con le braccia al cielo, esaltò tutti noi in curva che lottavamo con te e con gli altri per portarci con lo 0-0 all'epoca non si usava, tu ti rivolgesti a noi per ogni Maurizio, ti voglio bene in gamba e ti mando un abbraccio grande grande e sempre forza Foggia. Questo lo dico agli altri che stanno ascoltando, perché insomma, noi rimaniamo tifosi del Foggia e stiamo parlando. Domanda da un milione di dollari, chi sono? No, non sono Piccinetti, sono Domenico Carella. Ciao Mauri, come stai? Beh, stavo pensando mentre facevo questa cosa qui che se ci fosse stato Peppino Baldassarri mi sarebbe venuto sicuramente un colpo, avrebbe versato litri di lacrime ricordando quella promozione meravigliosa e quella parata su questo signore qui su Piccinetti. Che dire, sono qui nella mia stanza dove lavoro con la barba un po' incolta, i capelli arruffati, la tuta, perché solo 10 minuti fa mi hanno avvisato che avrebbero organizzato una festa per il tuo compleanno e che ci sarebbero stati dei video. Allora non ho aspettato neanche un secondo per fare il mio personalissimo video di auguri e lo faccio mostrandoti quanto sei importante assieme a tutti i tuoi compagni per me, perché questo è il mio posto di lavoro. Ti faccio vedere cosa c'è. Ci sono tante foto, ma c'è il Foggia degli anni 70 dove ci sei tu con la tua maglia verde bottiglia, quella che hai a casa. Qui sotto c'è il Foggia con Trentini in porto, con il baffo. È la cartolina che lo stesso baffo mi ha inviato dal Sudafrica, eccola qui. Sei lì il baffo, gli dici, gli chiedi, quanti problemi hai avuto nel mandare queste cartoline a tutti gli amici di Foggia? Sicuramente vi farete un sacco di risate, fidati. Qui sotto invece ci siamo noi, io e te, durante un'intervista qui a Foggia, a fianco al mio letto, Sopra abbiamo delle altre fotografie, ci sei anche in quel pannello rosso e ci sei anche qui dove ci sono tutti i ragazzi venuti nel 2013 a Foggia e tu svetti al centro con il cappotto marrone. Che dire Mauri, sono contentissimo che gli altri, gli amici abbiano deciso di farti questa festa per i tuoi 65 anni che sono un bellissimo traguardo. Ti ringrazio davvero per la tua amicizia e ti faccio tanti, 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 tanti auguri di buon compleanno. Mi raccomando però non mangiare troppo perché sennò poi ti tocca andare in bicicletta per smaltire un po' di chili, anche se ti piace andare in bicicletta. Io intanto ti saluto e faccio un po' la versione Peppino della situazione. E il pubblico cantava Memo, Memo, Memo. Ciao Mauri.
Sono qui seduto nel mio piccolo Zaccaria e volevo augurarti tanti ma tantissimi auguri di un felice compleanno. È arrivato finalmente questo giorno, me lo ricordavo da tempo e quindi non volevo mancare in nessun modo a farti gli auguri, perché sei un carissimo amico, mi hai dato la possibilità di conoscere gente meravigliosa e quindi hai tutta la mia stima e ti voglio veramente tanto, ma tantissimo. Ciao Maurizio, a presto. Era un po' il punto di riferimento, specialmente perché anch'io avevo 24 anni quando sono venuto qua a Foggia, quindi Gianni ci ha accolto come un fratello maggiore e queste sono quelle manifestazioni che si ripetono nonostante siano passati tanti anni. Cioè, l'amico che lo trovavamo 40 anni fa lo ritroviamo ancora più volentieri adesso, perché prima una volta faceva parte del tuo lavoro, no? Quindi adesso invece è proprio un amico vero, come Gianni, come tanti altri, però lui era il punto di riferimento. Ciao portierone, auguri di buon compleanno. Sono 65 primavere e le hai trascorse molto ma molto bene. Io ricordo gli anni passati insieme, che sono stati anni bellissimi, rappresentati da una grande amicizia. Mi avete accompagnato nelle mie grandi feste e questo vi ringrazio. Volevo essere là vicino a te e festeggiare questi 65 anni assieme a Manuel e alla tua famiglia. Ti mando un grande abbraccio e ti voglio tanto bene. Ciao, ciao Maurizio, tantissimi auguri di buon compleanno. Spero che sia per te una giornata fantastica da trascorrere con la tua famiglia e i tuoi amici più cari. Un saluto a tutti e tanti auguri. Ciao Maurizio, buon compleanno, tanti tanti cari auguri. Salutami caramente la tua famiglia e spero di vederti presto. In bocca al lupo, ciao.